Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. E mi spiace per la signora che ha telefonato, in questo momento ho dovuto mettergli giù il telefono, ma dovevo cominciare la diretta. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, abito in Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Francesco oggi non c'è perché vi ricordo che oggi a Montegrotto Terme si tiene l'incontro dei Mut legato un po' alla Vicca, un po' ai pagani, insomma, cioè che si, alcune persone si ritrovano. Il luogo dove trovo è il bar in Bolk a Montegrotto Terme e Francesco, fra una cosa e l'altra, non riusciva ad organizzarsi a venire giù. Io non posso esserci questa sera, ma vabbè, ma ci sono tante altre persone, insomma. Niente, il solito incontro mensile, il secondo giovedì del mese che viene organizzato. Vi ricordo che i Mut che sono stati riunificati sono i Mut già di Montegrotto e il gruppo, diciamo così, che sarà già radunato a Marghera. E questa sera si ritrovano a Montegrotto al bar Imbolc, vi ricordo sempre alle ore 21, insomma. Questo è per quanto riguarda l'incontro del Mut. E invece per il 25 marzo vi ricordo che presso il Bosco Sacro di Jesolo terremo il rito dell'equinozio di primavera. Rito dell'equinozio di primavera che è il rito legato alla nascita ed è la celebrazione di ogni nascita e anche di ogni illuminazione, perché è una nascita di ogni trasformazione dei soggetti, degli individui. In pratica è come se nascessimo ogni giorno, cioè c'è sempre un'aurora, c'è sempre Eos ad illuminare il cammino della nostra esistenza, no? E ogni giorno noi fondiamo un nuovo cammino, comunque modifichiamo il cammino precedente con le nostre scelte. E all'interno della visione del paganesimo, la nascita è un atto continuo di trasformazione degli individui nella vita. E durante questo rito, praticamente, al di là di come viene eseguito, verranno accesi tutti i lumini attorno all'altare sacro per indicare, le fiamme della vita. Verranno evocati i quattro canti del mondo, verranno acceso il fuoco sacro. E verranno evocati, cantati gli inni, cioè declamati gli inni. Vi ricordo che gli inni sono l'inno omerico a Pam, che è un inno del gruppo di inni omerici. Poi ci sarà un inno dell'uscita dell'anima alla luce, che è un inno egiziano. Ci sarà il Carmine Saliaria, che è un Carmen dei sali di Roma antica, quelli che sono rimasti. C'è l'inno a Zeus, la nascita di Zeus, praticamente l'inno a Zeus è di Callimaco e viene trattata soltanto la nascita di Zeus. Poi vediamo un attimo perché i fogli sono tutti un po' attaccati. Poi ci sarà l'inno omerico ad Atena ed è l'inno che celebra la nascita di Atena dalla testa di Zeus. E infine ci sarà l'inno al serpente, che è un inno cosmologico della nascita del cosmo. Praticamente abbiamo inni legati alla nascita degli dèi, inni legati alla nascita del cosmo, inni legati alla nascita del corpo luminoso che rivendica il suo diritto all'eternità davanti agli dèi. E sono inni della nascita praticamente e vengono letti durante il rito dai lettori degli inni. Dopodiché verrà diviso il fuoco e si passerà in mezzo al fuoco, insomma, per chi vuole passare, ognuno lo passa a suo modo, si
ci sarà i cerchi di chiamata all'inizio del rito e il cerchio di ringraziamento alla fine, e poi ci saranno i riti delle singole persone. Getteremo nel fuoco manciate di sale e di zucchero a simboleggiare la terra e quello che abbiamo noi, insomma la nostra esistenza fisica. Per cui questo è il rito dell'equinozio di primavera, che verrà tenuto presso il bosco sacro di Jesolo, è il luogo dell'altare. Quest'anno sul luogo dell'altare c'è anche una statua della Nike di Samotracia, una riproduzione della Nike di Samotracia. Per cui l'appuntamento è per sabato 25 marzo alle ore 17, praticamente viene chiuso tutto, cioè alle ore 17 non c'è più l'entrata, tutti devono essere presenti per le ore 17. Chiaramente cos'è che si verifica? Si verificherà che ci saranno comunque dei ritardatari, però finché sono ritardatari che conoscono il posto, conoscono il luogo e sanno arrivare, non c'è nessun problema, nel senso che capita sempre di arrivare in ritardo, anche nella vita qualche volta si arriva in ritardo, e il problema sta invece con le persone nuove, cioè le persone che non sono mai venute o le persone che non conoscono il posto. Chiaramente quelle persone non troveranno nessuno ad accoglierli e nessuno che gli darà delle indicazioni. Pertanto siate puntuali alle ore 17, vi ricordo che non trovate più nessuno dove si arriva con la macchina e dove si lascia. Il luogo è in via Cagamba, settima traversa, credo che sia il numero 4, comunque il numero 5 adesso, il civico. In ogni caso, se venite prima delle 17 il posto lo trovate a occhi chiusi, perché quando arrivate a Jesolo, andate in via Cagamba, imboccate la settima traversa, dopo circa un 50 metri c'è praticamente l'entrata nella proprietà privata, e là trovate gente ad aspettare, perché io arrivo prestissimo, per cui là davanti trovate delle persone. Se invece arrivate più tardi non trovate più nessuno. Buon appuntamento allora per il rito dell'equinozio di primavera, sabato 25 marzo, entro le ore 17 essere sul posto. Nella trasmissione di oggi riprendiamo, e probabilmente con la trasmissione della serata serale andremo anche a concludere quello che è il discorso che abbiamo iniziato relativo alle trasformazioni dell'uomo, alle cose che bisogna tenere presente e delle quali dobbiamo essere consapevoli per la pratica del crogiolo dello stregone. In pratica cosa è successo? È successo che la scienza ci ha messo a disposizione tutta una serie di strumenti per cui noi oggi riusciamo a comprendere perché la pratica del crogiolo dello stregone provoca delle trasformazioni dentro di noi. Cioè, mentre la stregoneria provoca le trasformazioni dell'uomo all'interno della vita, la scienza va ad appurare che effettivamente dentro l'uomo ci sono tutta una serie di meccanismi che giustificano quelle che sono le affermazioni soggettive fatte dalla stregoneria. Cioè, la scienza rende chiaro ciò che è l'esperienza della stregoneria. E allora ho cominciato questo percorso ancora un 7-8 trasmissioni fa, adesso all'inizio del mese, all'inizio del mese no, veramente l'ho iniziato in febbraio, e ho cominciato ho preso come schema l'uomo che va dal concepimento, cioè l'uomo in pancia della madre, fino alla morte dell'uomo, cioè fino all'uomo, alla morte del corpo fisico. E ho diviso tutto il processo in tappe. L'uomo, innanzitutto l'uomo come parte della natura, gli animali e le loro relazioni con l'uomo. E vi ho dimostrato che fra noi e gli animali non esiste in realtà nessuna differenza. Poi siamo passati alle questioni psichiche della vita fetale, il primo mondo della vita. E vi ho dimostrato come il feto in realtà abbia vita psichica e abbia tutta una serie di interrelazioni con la madre, per cui la madre, vivendo in un certo modo e affrontando la vita in un certo modo, non fa altro che dare degli imprimatur, delle condizioni più o meno favorevoli al feto stesso.
Vi ho parlato che muore il feto e nasce il bambino e la magia dell'espressione della crescita del bambino, cioè la crescita del bambino come un atto magico, un atto di trasformazione che va a costruire la relazione fra la soggettività che cresce e l'oggettività che dà gli input all'interno dei quali crescere. Per cui attenzione da parte degli adulti, attenzione da parte della società, modo di porsi della società davanti al bambino. Poi siamo passati ad alcune questioni sulla capacità di percezione e relazione magica dell'uomo del mondo, il suo cervello e il suo modo di sentire il mondo. E quello che stiamo trattando in questo momento, muore il ragazzo e nasce l'adulto. Cioè, la fase del bambino che finché arriva alla maturità è una fase nella quale ci sono dei processi di adattamento soggettivo che sono abbastanza passivi, cioè nel senso che manca da parte dell'individuo, da parte del bambino, del giovane che cresce, del ragazzino che cresce, la capacità critica nei confronti del mondo. O meglio, può avere anche la capacità critica, perché l'ingiustizia le vede, ma non ha gli strumenti per costruire degli adattamenti soggettivi diversi, perché bene o male è un prigioniero, cioè è un prigioniero che nelle mani dei genitori. È un prigioniero che nelle mani di una società, nelle mani della scuola, è praticamente sì, magari si arrabbia perché subisce delle ingiustizie, ma non è in grado di costruire delle alternative. Cosa diversa invece è per l'individuo adulto. La caratteristica dell'individuo adulto rispetto al ragazzo è che l'individuo adulto deve prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, cioè non si limita più a subire gli adattamenti, a mettere in atto degli adattamenti rispetto ai fenomeni, rispetto agli input che gli arrivano dal mondo, ma a quei fenomeni e agli adattamenti che mette in atto inserisce anche fenomeni, cioè manda fenomeni nel mondo, cioè costruisce degli adattamenti attivi e delle modificazioni sia nel mondo in cui vive, perché manifesta la propria volontà, il proprio volere, i propri intenti, sia trasforma se stesso e modifica quella struttura che da ragazzo invece aveva costruito degli adattamenti passivi. Cioè l'adulto continua a modificare se stesso, ma in base ai propri intenti, in base alla propria volontà, in base al proprio piacere, in base alle cose che crescono dentro di lui. E qui abbiamo proprio la separazione fra muore il ragazzo e nasce l'individuo adulto. Dopodiché, come sapete benissimo, non tutti i feti diventano bambini, non tutti i ragazzi diventano persone adulte. Non tutte le persone adulte partoriscono il loro corpo luminoso e c'è sempre la possibilità di morire ad ogni fase. E spesso nel sistema sociale che noi viviamo, proprio perché impone al bambino l'assoggettamento, impone al bambino la sottomissione, spesso ragazzi non diventano mai individui adulti, abbiamo sempre degli adulti mancati e spesso si muore non riuscendo a partorire il corpo luminoso. E questo è l'odio feroce del cristianesimo, delle religioni monoteiste nei confronti del sistema sociale, del sistema umano. Adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, a differenza di ciò che affermava Pascal, che diceva, beh, cosa ti costa credere o non credere? È esattamente la stessa cosa. Dunque, diceva Pascal, tanto vale crederci. Non è vero. Non è la stessa cosa, perché se tu credi aspetti la provvidenza, se tu non credi sai che la vita ti appartiene e ti prende nelle tue mani la responsabilità della tua vita. Per cui se credi pratichi un sacrificio umano, cioè distruggi la tua capacità di trasformarti nella vita. Se non credi, continui a trasformarti nella tua esistenza. Per cui non è uguale credere o non credere. Credere nel macellaio di Sodoma e Gomorra, nel pazzo di Nazareth, significa sacrificare la propria vita, buttare via la propria opportunità e significa sacrificare i propri figli. Ti
distruggere il divenire e il futuro dei propri figli. Significa non fornire ai propri figli i mezzi e gli strumenti per costruire il loro futuro. Per cui non è uguale credere o non credere. Chi crede nel macellaio di Sodoma e Gomorra ha distrutto sia se stesso che i propri figli. E questo è indiscutibile. Per cui Pascal ha detto una cazzata, tutto sommato, una stupidaggine. Bene, noi adesso continuiamo nella trasmissione con il discorso delle opzioni che ha l'individuo adulto e cominceremo con un articolo del 23 dicembre 2005, La Repubblica. Con questo articolo vorrei un attimino mettervi in guardia, oltre che darvi delle indicazioni. Su Scienze ed Esperimento realizzato in USA, la rivista attribuisce gli Oscar della ricerca 2005. Fotografato il cervello che ricorda, così il passato ci illumina la mente. Cosa significa questo? Lo scienziato Sam Paulin sa cosa un individuo sta per dire prima ancora che apra la bocca, grazie alla risonanza magnetica. Nel suo laboratorio di memoria computazionale dell'Università della Pennsylvania è riuscito a leggere il pensiero di alcuni volontari. Ai soggetti dell'esperimento era stato chiesto di rievocare un oggetto osservato poco prima, un volto noto come Bruce Lee o Halle Berry, un luogo come il Taj Mahal o oggetti della vita quotidiana, per esempio un paio di pinzette. Nel momento in cui il cervello si sforzava di ricordare, non fa che riattivare quei neuroni che si erano accesi durante l'apprendimento, quando per la prima volta l'immagine si era presentata allo sguardo ed era stata fissata nella memoria. Il team di scienziati ha commentato i risultati dicendo che ricordare è un po' come viaggiare nel tempo. Proprio nell'attimo in cui il cervello tentava di riportare il ricordo alla coscienza, Paulin ha acceso la sua macchina fotografica del pensiero, riuscendo a distinguere fra le connessioni dei neuroni illuminate il Taj Mahal da Bruce Lee. Oggetti, volti e luoghi sono conservati in aree diverse del cervello, conferma il ricercatore a Scienze che pubblica il resoconto dell'esperimento. In pratica cosa succede? Succede che i neuroni non sono altro che, cioè sono altro, fra le altre cose hanno anche la funzione di ricordare il nostro vissuto. Attenzione però, quello che ha fatto questo scienziato non è da considerare chissà che cosa. È più o meno ciò che era per Pavlov il cane che salivava dentro una gabbia. In pratica lui è riuscito a capire che uno dei suoi soggetti da esperimenti stava pensando una cosa anziché un'altra, perché il numero degli oggetti era estremamente limitato e perché aveva fotografato prima quali neuroni si accendevano, si attivavano quando un soggetto osservava una scena anziché un'altra. Per cui praticamente cosa ha fatto? Ha detto: hai attivato questo gruppo di neuroni per vedere le pinzette. Quando lui ha notato che si accende quel gruppo di neuroni, dice: questo sta pensando alle pinzette. Per cui è una cosa abbastanza, diciamo così, elementare in se stessa. Perché? Perché il cane di Pavlov sbavava nella gabbia quando sentiva il rumore dell'inserviente che gli portava il cibo, perché stava nella gabbia. E così questo scienziato è riuscito a capire cosa dice questo personaggio, perché il personaggio aveva un numero di oggetti limitato e quel numero di oggetti era già stato registrato nella macchina prima. Se invece lo fai nella vita sociale, se lo fai nella natura e se lo fai all'interno del mondo in cui vivi, i neuroni non solo non si accendono il neurone A perché uno guarda la macchina o il neurone B perché uno guarda l'albero, ma si accendono gruppi di neuroni
E molti gruppi di questi neuroni intersecano con altri gruppi di neuroni, per cui abbiamo sempre tutta una serie di connessioni diverse che vengono ad attivarsi quando noi ricordiamo o manifestiamo dei ricordi. Chiaramente, quando noi ricordiamo un oggetto anziché un altro, attiviamo delle specifiche aree del cervello. Ma questo era già intuitivo precedentemente, cioè questa questione già si sapeva, cioè che la nostra memoria non è altro che un insieme, non è altro che un reticolato sinaptico, un reticolato neuronale che a seconda di ciò che a noi serve si attiva questa o quella parte. La vera cosa invece interessante dal punto di vista della stregoneria è la quantità di energia che puoi avere a disposizione per attivare con più velocità una parte maggiore o minore di memoria per quello che ti serve in quel dato momento. Cioè, il percorso di stregoneria ha la funzione di portare l'individuo a diventare padrone della propria struttura psicofisica. Per cui quando io so che ricordare significa accendere dei neuroni, quello che a me interessa è avere la capacità di essere agile nel far funzionare questi neuroni. E non vi preoccupate perché ormai stanno vendendo anche i videogiochi per far funzionare meglio il cervello. Ormai alcune cosette le hanno scoperte e sono già in vendita i videogiochi per far funzionare meglio il cervello. Per cui questo è il discorso dei neuroni in sé. Andiamo avanti ancora. La vendetta non è donna, il cervello maschile rivela il piacere per il dolore altrui. Questo è tratto dal Corriere della Sera, giovedì 19 gennaio 2006. Non è esattamente così. Proviamo a prenderlo dalla Repubblica, che è più breve l'articolo. Vedere soffrire gli altri può dare veramente soddisfazione. Un gruppo di ricercatori britannici dell'Università del College of London ha per la prima volta osservato questo piacere. Usando la tecnica della risonanza magnetica sul cervello di un gruppo di volontari, alcuni attori impegnati nel ruolo dei cattivi li avevano ingannati durante un gioco inventato per l'esperimento, spiega Nature. E quando i truffatori sono stati sottoposti a scosse elettriche leggermente dolorose, il cervello dei volontari si è acceso di piacere. Ma mentre le donne mostravano di provare un po' pena, dal cervello degli uomini non è emerso altro che soddisfazione. Qual è il meccanismo che viene attivato? Anche in questo caso è un meccanismo di specie. Tanto per fare un esempio, avete presente quell'insetto color verde che poi cambia colore, diventa anche grigiastro, che vengono chiamate cimici e prolificano in maniera molto forte, presso l'autunno nei campi di soia, credo che sia, e invadono dappertutto e quando vengono schiacciate sale una puzza terribile, no? Sale un odore veramente schifoso. Ecco, la cimice ha questa caratteristica, ha una sorta di piacere nel venire schiacciata. Cosa significa avere una sorta di piacere nel venire schiacciata? In pratica, quando una persona o un animale schiaccia una cimice, si porta dietro quell'odore o quella puzza per giorni e giorni. Ebbene, nel nostro cervello c'è più o meno lo stesso meccanismo ed è un meccanismo di difesa di specie. Già sul Corriere della Sera dice: per gli studiosi può essere un retaggio di un passato in cui l'uomo doveva garantire la sicurezza. In pratica è ciò che fai per la sicurezza degli altri, cioè noi non siamo solo individui, dei soggetti unici, noi abbiamo anche delle pulsioni di specie, cioè abbiamo anche la tensione della nostra specie. Ebbene, la nostra specie ha la caratteristica anche, vabbè, la nostra specie ha la caratteristica di difendere, cioè di svilupparsi come specie. Per
Per cui tutto ciò che tende a danneggiare la specie, tutto ciò che può far male alla specie, viene vissuto dai soggetti come un dolore. Quando poi, c'è una rivalsa, quando poi si riesce a fargliela pagare, questo viene vissuto come un piacere. Per cui esiste questa pulsione dentro di noi. Infatti, nessuno dovrebbe mai lasciar passare una carognata, grande o piccola che sia. Perché in un sistema sociale come quello in cui noi viviamo, ogni volta che uno fa una carognata, fa un'ingiustizia, è un male che fa all'intera struttura sociale. Quando, vengono fatte delle cose che sembrano piccole a dei bambini, è un male che si fa all'intera struttura sociale. E se si riesce ad intervenire a ogni piccola carognata e c'è un intervento sistematico, le cose cambiano. E c'è piacere in effetti di fare questo tipo di interventi, però non sempre le persone riescono a farlo. In ogni caso, ricordate che abbiamo questa tensione dentro di noi, fargliela pagare ai figli di buona donna. Ed è una cosa che in alcune persone diventa fortissima, in altre un po' meno. Qui, per esempio, vediamo che le donne, hanno meno di questa tendenza, cioè hanno meno piacere nel fargli pagare le carognate. Perché, ricordatevi che l'essere umano maschile è la società. Cioè la società è solo l'essere umano maschile, femminile, scusate. E un essere umano femminile non va mai oltre a un certo livello, cioè non va mai a distruggere qualcos'altro, perché è il conservatore del sistema sociale in cui viviamo. Per cui preferisce magari assorbire qualche ingiustizia, però tendere a conservarsi per il futuro, mentre invece l'essere umano maschile invece dovrebbe intervenire sulle ingiustizie. Queste sono pulsioni, che abbiamo dentro di noi. Andiamo un po' avanti. Dopodiché l'essere umano maschile non si prende in mano la responsabilità della sua vita e della sua funzione, per cui è meglio che vada a quel paese, insomma. Andiamo avanti. Scoperto, comunque ricordatevi che con questa pulsione, quando viene portata agli estremi, ci sono certi individui che non tollerano nessuna ingiustizia, cioè ci lasciano la vita quando vedono una piccola ingiustizia. Per cui se voi vedete questo input, questo comportamento, sappiate che è dentro la specie, cioè è dentro di noi. Andiamo avanti con un altro articolo ancora. Scoperto il segreto delle emozioni. Questo ve ne ha accennato anche Francesco, perché oltre agli articoli di fuori da alcuni anni c'è stato un servizio sul Sole 24 Ore abbastanza consistente. Nei bambini autistici questo meccanismo risulta inceppato. Su Nature pubblicato lo studio di una neuroscienziata USA. Scoperto il segreto delle emozioni. Ecco il neurone specchio. Così condividiamo i sentimenti. Piangere davanti a un film d'amore, rabbrividire quando si osservano foto che ritraggono torture e, in una parola, sapersi mettere nei panni degli altri è ciò che chiamiamo empatia. Il circuito cerebrale, che è la base del sentire insieme, costituito dai cosiddetti neuroni specchio, risulta essere inceppato negli autistici. Se ne è accorta la neuroscienziata americana Mirella D'Apretto dell'Università di Los Angeles, che ha offerto sulla rivista Nature Neuroscienze una spiegazione innovativa del perché i bambini autistici siano chiusi in se stessi e del tutto impermeabili alle manifestazioni emotive altrui. A scoprire l'esistenza di neuroni specchio nel 1991, partendo da uno studio sulle scimmie, è stata un'equipe dell'Università di Parma, Vittorio Gallese, uno dei suoi membri, oggi orgoglioso del testimone raccolto da collega di Los Angeles. Lui stesso ha illustrato il legame fra la malattia di Raine-Mein e i neuroni specchio in un capitolo del libro L'enigma dell'autismo, eccetera. Cosa sono questi neuroni specchio? In pratica, neuroni specchio sono quelli che ci permettono di soggettivare le emozioni che ci giungono da altri. Avete presente quel passo della, dell'autobus
della Divina Commedia di Dante, in cui si dice: Amor che nulla amato, amar perdona, mi presi del costei, piacersi forte che ancora non mi abbandona. Ecco, è esattamente l'effetto, no? Che quando qualcuno si innamora di noi o noi ci innamoriamo di qualcuno, e nei suoi confronti siamo estremamente disponibili. E questa disponibilità entra in funzione empatica con l'altro. Per cui, vabbè, l'altro può dopo rifiutare o accettare, però entra in sintonia, cioè sollecita quella che è la struttura neuronale, la struttura psichica dell'individuo. E questo vale per un sacco di altre emozioni che noi abbiamo, sia rabbia, piacere, dolore, qualunque noi buttiamo nella vita. E viene percepita dagli altri, anche se esistono degli individui che sanno emetterle con una forte carica di energia, ed esistono degli individui che sanno emetterla con una scarsa carica di energia. Però, per contro, ci sono degli individui estremamente sensibili e degli individui che sono invece più corazzati rispetto alle emozioni degli altri. E vi ricordo che in stregoneria noi usiamo la manipolazione della struttura emozionale, della nostra struttura emozionale, e purtroppo paghiamo dei prezzi piuttosto alti nel percorrere un sentiero di stregoneria, proprio perché viviamo con le emozioni esposte e sulle nostre emozioni si calano tutte le emozioni del mondo. E se non avessimo un po' di autodisciplina per discernere, purtroppo verremo travolti, e spesso molte persone vengono travolte e poi hanno bisogno anche di cure psichiatriche per questo. E la capacità di un soggetto di soggettivare, di far proprie le emozioni del mondo, che poi c'è una specie di graduatoria delle tensioni del mondo, possono essere le tensioni dei nostri familiari che ci sono vicini, le tensioni della società, le tensioni che ci provengono dalla natura, le tensioni che ci provengono dall'universo. In realtà, questi neuroni specchio che sono stati visti per quanto riguarda gli altri della nostra specie, noi abbiamo delle cose ben più profonde che ci portano ad entrare in armonia emozionale con tutto ciò che ci circonda. E spesso chi pratica stregoneria paga dei prezzi molto alti, anche perché quando si percepisce una struttura emozionale, cioè delle emozioni che arrivano da altri, si devono dopo tradurre all'interno della ragione, cioè il significato che hanno questo fiume di emozioni che ci arrivano. E là prendiamo delle grosse fregature. Per esempio, la stessa emozione ci può giungere da una persona che semplicemente è arrabbiata, e la stessa emozione ci giunge da una persona che sta facendo una strage. Riuscire a capire all'interno della ragione cosa sta muovendo questa emozione è una delle cose più difficili che ci siano, ed è uno dei motivi per cui anche se chi pratica stregoneria viene travolto dalle emozioni e può praticamente comunicare con le proprie emozioni con tutto il mondo, non può assolutamente usare questo meccanismo all'interno della vita di tutti i giorni, perché la vita di tutti i giorni si basa sulla ragione, si basa sulla descrizione degli oggetti, e non è assolutamente facile trasferire quello che è l'input emozionale in perché e per come e dove va a parare. Andiamo avanti ancora. Nell'uomo il colpo di fulmine accende anche l'area sessuale. Il segreto dell'innamoramento è nascosto in due aree del cervello. Quando arriva l'amore, infatti, accende non solo gli occhi e il cuore, ma anche due zone cerebrali collegate all'energia e all'euforia. Una scoperta tutta americana che conferma le sensazioni tipiche degli innamorati di tutto il mondo, ma svela anche che uomini e donne reagiscono in modo diverso, secondo uno studio della Rutgers University of Brunswick, New Jersey.
Infatti il cervello femminile dà una risposta più romantica, mentre nell'uomo si attivano anche zone legate al desiderio sessuale. A svelare il segreto dell'innamoramento e le differenze fra i due sessi è stato lo scanner cerebrale di 17 giovani. I ricercatori hanno infatti sottoposto a risonanza magnetica i ragazzi mentre mostravano loro delle immagini della persona amata, alternandole a quelle di conoscenti o amici. Così hanno scoperto che il sentimento suscitato dalla dolce metà è collegato all'attivazione del nucleo caudato destro e nell'area ventrale tegmentale destra e alla produzione di alti livelli di dopamina. Non a caso la dopamina è una sostanza chimica cerebrale che produce sensazioni di soddisfazione e piacere. Elevati livelli di dopamina sono collegati a una maggiore energia, motivazione a raggiungere un obiettivo ed euforia. Oltretutto, sembra che di fronte all'immagine dell'amato si accenda anche l'area cerebrale collegata a quando, attivata, quando si mangia la cioccolata. E più ci si sente romantici e innamorati, più queste zone del cervello vanno in tilt. Ma se nelle donne ad attivarsi sono i punti che scatenano emozione, desiderio e attenzione, nella maggior parte degli uomini fotografati l'attività è concentrata anche nelle aree che elaborano le immagini, comprese alcune legate al desiderio sessuale. Crediamo che l'amore romantico sia una forma evoluta di uno dei due collegamenti primari cerebrali mirati alla riproduzione di mammiferi, spiega sulla BBC online Eileen Fisher della Rutgers University. L'impulso sessuale si è evoluto per motivare i singoli a cercare un partner compatibile. L'attrazione antenata dell'amore romantico si è sviluppata per permetterci di scegliere compagni adatti, mentre il meccanismo cerebrale si è evoluto per consentirci di restare con compagni abbastanza lungo per allevare la prole e consentire così la sopravvivenza della specie. In pratica, cosa succede da questo studio quando si entra e ci si innamora? Praticamente si attivano delle aree cerebrali che più o meno è come prendere alcune forme di droghe, cioè si è effettivamente impazziti. Dopo ci sia una risposta diversa nell'uomo e una risposta diversa della donna, queste sono sono risposte, diciamo così, costruite all'interno della specie, però è esattamente come prendere della droga. E quando mettono in luce che si attiva la stessa area che viene attivata dalla cioccolata e che rilascia la dopamina, in realtà la dopamina, come tutta una serie di sostanze che vengono rilasciate dal cervello in situazioni molto particolari, sono delle sostanze che vengono anche considerate allucinogene, che vengono considerate droghe in pratica, se fossero prese da fuori, e che hanno la forza di attivare aree diverse del cervello e di costruire diversi collegamenti e di accentuare dei comportamenti fino ad arrivare all'interno delle nostre emozioni. Questo si può fare in stregoneria. Quando ho parlato del dibattito di ascoltare le correnti vegetative, significa anche in quel tipo di esercizio, in quel tipo di meditazione particolare, poi magari faremo la meditazione, ma la farò probabilmente stasera, in quel tipo di meditazione particolare si tratta di portare dentro di noi tutta una serie di sensazioni che normalmente si hanno come risposte nostre a input esterni. Ebbene, queste risposte nostre a input esterni, noi possiamo attivare le nostre risposte facendo per cui rilasciare sia dopamina sia altre sostanze che ci interessano attraverso una forma di meditazione che è ascoltare le correnti vegetative, magari evocando certi stati psichici nei momenti in cui noi lo facciamo. Andiamo ancora avanti. Cosa ci serve questo? Beh, quando vivete per sfida vi servirà sia per esternare dolore, sia per esternare euforia, sia per esternare piacere. Quando parlo della follia controllata, la follia controllata non è un modo per prendere in giro le persone. E se qualcuno deve prendere in giro le persone, deve farlo
esponendo il più profondamente possibile quello che sta facendo. Pertanto è bene che riesca ad attivare dentro di sé quei meccanismi che gli consentono di praticare follia controllata in maniera corretta. Vabbè, ma questo comunque è un altro discorso. E scopriamo invece dalla Repubblica del 14 gennaio 2006 che su Mente e Cervello in edicola martedì 17 i nuovi studi sul controllo delle reazioni negative. Trattenere le emozioni fa male, ecco perché conviene sfogarsi. La rabbia contro il maleducato che ci ruba il posto al parcheggio, l'irritazione verso il partner che scorda la luce accesa, l'invidia per il collega che ha avuto una promozione, quante sono ogni giorno le emozioni negative, grandi e piccole, che evitiamo di esprimere, preferendo mandar giù? Tenere a freno i sentimenti ci fa più male o più bene? A queste domande, che affascinano da tempo psicologi e psicoanalisti, ora tentano di dare risposta anche i neuroscienziati, che andando a caccia delle radici biologiche delle emozioni hanno finito per interessarsi anche di come le controlliamo. Se ne occupa ad esempio Iris Maus dell'Università di Denver, il cui campo di ricerca sono i meccanismi di controllo della rabbia, che in un articolo su Mente e Cervello in edicola martedì 17 fa il punto delle scoperte della scienza in materia di controllo emotivo. Dominare le emozioni è una capacità umana e sì, è evoluta perché nel corso dei millenni abbiamo imparato che le reazioni incontrollate possono essere molto pericolose per noi stessi e per la società. Secondo vari studi, però, mantenersi lucidi ha un costo. Per elencare solo alcuni dei risultati più recenti, è stato rilevato che chi reprime i propri impulsi emotivi è meno abile nella soluzione di compiti mentali e ha più difficoltà a ricordare i dettagli di esperienze emotivamente significative, cioè in pratica non sa riaccendere quei neuroni che abbiamo visto precedentemente. E nel lungo termine la tendenza a sopprimere le emozioni sembra legata a maggior pessimismo e tendenza alla depressione e a una minore capacità di stringere amicizie. Ci sono poi effetti di tipo fisiologico. Un esperimento della Stanford University ha dimostrato che di fronte alla visione di immagini repellenti nei soggetti a cui era stato chiesto di mantenere il volto impassibile si era scatenata una violenta reazione di stress. E un altro studio, indagando su persone colpite da infarto, avrebbe individuato un rischio di morte 5 volte più alto nei soggetti che con una propensione alle emozioni negative e alla loro repressione. Meglio allora farsi travolgere? Non è detto. Il rapporto causa-effetto fra salute e controllo emotivo è tutt'altro che pacifico. Quest'anno il Nobel per la medicina ha dato agli scopritori del batterio che provoca l'ulcera peptica, malattia che per decenni è stata attribuita allo stress. E che dire dei longevi giapponesi, per cui l'impenetrabilità dei sentimenti è un valore sociale? La differenza è nel modo in cui avviene il controllo. L'emozione non va repressa, ma riorientata, sviluppando l'arte del distacco, la capacità di concentrazione sugli aspetti positivi delle situazioni e di immedesimarsi nei panni altrui, scambiando mentalmente ruolo con chi ha scatenato in noi la rabbia. Utilissima la meditazione, l'encefalogramma di monaci tibetani ha rilevato una forte attività delle onde cerebrali gamma dai 25 ai 42 Hz nelle aree del cervello coinvolte nel controllo emotivo. Ancor meglio poi essere cresciuti in una cultura come quella degli Inuit che insegna fin da piccoli come essere padroni delle nostre emozioni. In pratica cosa succede? Che in questo sistema sociale in cui noi viviamo il controllo emozionale è un controllo che avviene praticamente dall'alto. Ai bambini si insegna a reprimere le emozioni, ai bambini si insegna che attraverso le emozioni avviene il controllo della persona, si insegna la debolezza delle persone,
si insegna che se tu hai le emozioni esposte puoi essere controllato. Si insegna che se tu piangi sei un debole. Si insegnano un sacco di stupidaggini e alla fin fine tutti gli insegnamenti vanno a confluire in quel grande calderone monoteista che è il calderone della repressione soggettiva, della repressione individuale che va a costruire la malattia, in questo caso la depressione. L'alternativa qual è? L'alternativa è dare uno sfogo alle emozioni diverso dalla reazione. Cioè, e spesso si costringono le persone a subire quelli che sono i fenomeni che provocano in loro delle emozioni e una volta che si costringono a subire, si agisce per bloccare la loro struttura emotiva. Se invece si insegna alle persone a vivere per sfida, le persone sanno distinguere fra ciò che è principale e ciò che è secondario. E allora la struttura emotiva, le pulsioni, i desideri, vengono concentrati laddove è importante e non laddove è inutile. Cioè, è inutile tirare fuori il cacciavite e arrabbiarsi con l'imbecille che ti ha superato, oppure che è passato col rosso e ti ha fatto uno sgarbo. È bene invece riuscire a capire dove tutto questo si produce e agire su ciò che produce. E allora, in quel momento, quando si subisce lo sgarbo dell'imbecille che ti è passato col rosso, magari lo si manda a quel paese, ma non vengono intaccate le nostre emozioni, perché siamo già impegnati su qualcosa di più importante. E fa parte dell'attrezzare le persone nell'affrontare la loro esistenza. E scopriamo un'altra cosetta, allora, dal Corriere della Sera del 18 agosto 2003. Chi è ottimista resiste meglio ai virus. Uno studio americano, le emozioni influenzano il sistema immunitario. A ogni cosa c'è rimedio, salvo che la morte è il guasto di una pietra preziosa. È la volpe che lo dice al lupo, riferendo i consigli dei saggi dell'Oriente delle mille e una notte, fra storie di uccelli ed altri apologhi. Che prendere le cose con filosofia serve a vivere meglio è abbastanza scontato, ma nessuno l'aveva mai dimostrato in modo convincente. Ci sono riusciti in questi giorni i ricercatori di Pittsburgh. Uno studio appena pubblicato su Psychosomatic Medicine fa vedere che gli ottimisti e chi non si fa troppi problemi di fronte alle difficoltà piccole e grandi della vita resiste alle malattie virali, si ammala di meno. In una parola, gli studiosi guidati da Sheldon Coe, un professore dell'Università di Cornell, hanno prima intervistato 334 persone, fra uomini e donne, per indagare le loro emozioni, non solo, ma anche un po' della loro filosofia di vita. Qualcuno era pieno di energia, quasi sempre sereno e rilassato. Altri, per varie ragioni, erano spesso giù di morale o addirittura infelici. Qualcuno ce l'aveva con tutti. Avute queste informazioni, i ricercatori hanno somministrato a tutti delle gocce per il naso, gocce un po' particolari per la verità perché contenevano due tipi di virus del raffreddore. Hanno poi fatto una serie di test di laboratorio per stabilire chi si era ammalato. È venuto fuori che chi ha un atteggiamento positivo verso la vita e verso gli altri si ammala di meno. Fra l'altro, c'è un rapporto diretto fra attitudine positiva verso la vita e resistenza alle infezioni. Pertanto, anche quando vi dicono c'è il virus dell'HIV, no? Dell'AIDS, però fatalità, quel virus dell'HIV, dell'AIDS, non ammazza tutti allo stesso modo. E così è il virus della polmonite, non ammazza tutte le persone allo stesso modo. Oppure sarà il prossimo, il virus dell'aviaria, non ammazzerà tutte le persone allo stesso modo. Esistono delle persone che sono più predisposte a essere ammazzate ed esistono le persone che sono meno predisposte ad essere ammazzate. E dipende moltissimo dalla nostra struttura emotiva. E questo in stregoneria è importantissimo. Andiamo avanti ancora, visto che ormai
siamo quasi alle 16 e vi ricordo che stiamo andando avanti con tutti quegli elementi che ci permettono di capire l'uso del crogiolo da stregone trovati dalla scienza. Ebbene, anche l'intuizione, quella che è, vabbè, l'idea che magari diventa anche pragmatica, ma è l'intuizione, quello che ci spinge a venire fuori, quello che ci spinge a uscire dalla ragione, a uscire dalla descrizione, quello che ci permette di agire prima di pensare. Ebbene, una lampadina nel cervello e arriva il colpo di genio. Questo è un articolo della Repubblica del 9 settembre 2003. Tra i poteri della mente umana è forse il più affascinante, ma anche uno dei meno conosciuti e compresi. È il lampo di intuizione, la lampadina che si accende improvvisamente nel cervello, facendoci apparire di colpo la soluzione di un problema, il significato di un concetto complesso, il senso profondo di una situazione, sfolgorante come una luce che spezza le tenebre, può arrivare in un momento qualunque della giornata, o magari di notte, persino nel sogno, ma lo viviamo sempre come una rivelazione, perché sembra provenire da una parte misteriosa di noi di cui non abbiamo il controllo e coscienza, tanto che c'è chi parla addirittura dell'intervento di un indefinibile sesto senso. In realtà, questa intuizione arriva dalla parte più profonda del cervello. Ebbene, riuscire ad avere un numero sufficiente di intuizioni che non siano semplicemente casuali, ma che siano sistematiche, le possiamo avere soltanto vivendo per sfida e soltanto sottoponendo noi stessi a una forma di stress, che non è lo stress come malattia, ma è una forma di tensione che si esercita nell'affrontare quelle che sono le contraddizioni della vita. Questa forma di tensione, che la chiamiamo in stregoneria il vivere per sfida, cioè vivere come se tutta la vita fosse un combattimento. Bene, questa forma di tensione non fa altro che aprire dentro di noi quelli che sono i canali dell'intuizione, che dalla parte antica del cervello vengono fuori verso l'esterno, verso la corteccia cerebrale. In realtà, noi dentro di noi abbiamo tutta quella che è la struttura cerebrale, fin da quando il nostro nonno era nel brodo primordiale, era un essere unicellulare, quando era un piccolo topo, quando divenne un piccolo rettile, quando divenne una scimmia, quando divenne un mammifero. Cioè, in pratica abbiamo tutta questa trasformazione. E in ogni trasformazione, in ogni fase di trasformazione, la percezione del mondo era elaborata da una struttura cerebrale. Bene, questa struttura cerebrale, il nostro cervello, si è evoluto per stratificazione e per sovrapposizione. Alcune forme molto antiche, sono andate, fra virgolette, perdute o modificate, perché alcune aree del cervello antico si sono specializzate per fornire energia in altro modo al resto del cervello. Ma essenzialmente le nostre capacità di elaborazione di dati le abbiamo tutte dentro. E quando noi ci rivolgiamo al mondo, guardiamo il mondo, percepiamo una serie di fenomeni del mondo, ma la nostra ragione, che praticamente sta sulla corteccia cerebrale, cioè la parte esterna del cervello, non è in grado di descrivere tutto ciò che dal mondo ci arriva, ma descrive solo un'infima parte dei fenomeni che dal mondo ci arrivano. Cioè un'infima parte dei fenomeni, e dei fenomeni che riesce a descrivere, descrive solo degli aspetti marginali. Pertanto, quando noi parliamo, diciamo, quello è un'automobile, o quello è un oggetto, quello è un albero, in realtà noi usiamo delle parole per significare un tutto, come un'automobile, come un albero, ma in realtà nella nostra mente, nella nostra ragione, non c'è assolutamente niente. C'è soltanto una forma e alcuni meccanismi che la ragione è riuscita a descrivere. Ma del mondo, della realtà del mondo, nella nostra ragione non sta praticamente niente. Solo che noi non siamo separati dal mondo. Viene salvata la ragione dai neuroni specchio, ma la parte più profonda del nostro cervello è in grado di elaborare una serie di fenomeni che per la ragione nemmeno esistono. Pertanto noi in realtà percepiamo tutta una serie di fenomeni che per la ragione non ci sono. E la nostra parte antica del cervello riesce ad elaborare quei fenomeni o aspetti diversi di
dei fenomeni che la ragione nemmeno considera e dare delle soluzioni diverse da quelle che noi pensiamo attraverso la ragione. Quelle soluzioni diverse, quando riescono a rompere il controllo della ragione, salgono alla coscienza come un'intuizione, come un fulmine, come un lampo. E sono poi le illuminazioni che abbiamo durante il giorno, cioè le nostre aperture di conoscenza. Quando uno cambia idea, per esempio, perché ha cambiato idea? Non è che ha fatto un bel ragionamento e cambia idea. Nessuno cambia delle idee attraverso i ragionamenti, ma si cambiano delle idee soltanto perché ci sono dei scoppi emotivi, dei scoppi di energia dentro di noi. Dopodiché la ragione ti spiega perché hai cambiato idea. Allora hai visto, hai analizzato questo, ma non è così. Si cambia idea perché ci sono dei scoppi emotivi e noi cambiamo l'angolo con cui guardiamo il mondo. Dopodiché interviene la ragione che ci spiega come questo è avvenuto. Però sono spiegazioni irrazionali, diremmo, cioè irreali. Sono delle scuse. Non è il motivo è che c'è stata un'esplosione di energia e questa esplosione di energia ci ha portato a cambiare idea. Un miliardo di discorsi ben fatti per radio, per televisione, per i giornali, scrivi un miliardo di libri ben scritti, non modifichi una virgola di quello che è la percezione soggettiva di un individuo. Un giorno giri l'angolo, vedi una sciocchezza e in quel momento riesci a capire tante cose. Ma non è che la sciocchezza ti ha fatto capire tante cose, semplicemente c'è stato uno scoppio dentro di te che l'hai legato a quella sciocchezza che hai visto e che ti ha fatto comprendere un altro angolo della vita, un altro angolo del mondo. E questo è l'effetto dell'intuizione. Andiamo avanti ancora. La lussuria non è peccato, il vizio capitale diventa una virtù. La lussuria non è un peccato, è una virtù.